Nuova cultura della parità e del rispetto, un progetto teatrale e culturale di Spazio Libero e Teatro Città. Bene, allora, con qualche minuto di ritardo a causa di problemi tecnici, a volte i cavi cinesi non fanno il loro dovere e quindi rischiamo di far saltare queste belle dirette, insomma, che alla fine sostengono Radio Rete Edicole. Una web radio, insomma, che da 2 anni cerca di portare avanti questa linea editoriale rigorosamente in diretta, perché insomma è sempre un microfono aperto sulla realtà sociale e politica e anche ed economica del nostro paese. Ma insomma, dopo questa piccola medaglietta, noi andiamo avanti per l'appuntamento che abbiamo tutti i lunedì con Anna Maria Bruni per la rubrica Parla con lei, che salutiamo. Buongiorno Anna. Buongiorno Fabio, buongiorno a chi ci ascolta. Allora, prima che tu cominci, Anna, io volevo ribadire i contatti con Parla con lei al numero 338-3716833 per mandare podcast, WhatsApp, piuttosto che SMS, insomma tutto quello che serve a intervenire nella trasmissione, e anche per i follower attraverso il sito della radio su Spreaker. In basso a destra vedete che c'è un simbolino giallo con il fumetto, quello è la porta per entrare nella chat e appunto segnalare i vostri temi e le vostre proposte. Premessa necessaria anche oggi, comunque nei prossimi giorni, con Anna siamo d'accordo che svilupperemo una strategia virale, così si dice nel web, per rendere ancora più
popolare questa trasmissione, ancora più ascoltata, perché ancora più interattiva, peraltro. Ancora più interattiva. Aggiungo a quello che tu hai detto che un passo ulteriore in questa direzione è la pubblicazione del podcast anche su Libera TV, dove anche lì è possibile lasciare dei commenti. Lasceremo di nuovo anche il telefono, ma perché in questo modo potete raccontarci le vostre storie, proporci un argomento da discutere nel corso di queste puntate, e o semplicemente lasciare i vostri commenti. Un saluto a Jacopo allora, e grazie per la collaborazione. Ti lascio la parola. Benissimo, allora io torno sempre sul tema per cui abbiamo aperto questa rubrica, volendo sottolineare le ultime notizie che rilevano, così come ha fatto all'apertura dell'anno giudiziario il Presidente della Cassazione Giovanni Mammone, la preoccupazione per il fenomeno dei femminicidi. Però accanto a questo, paradossalmente, voglio dire che proprio il fatto di averlo sottolineato in un discorso così, così importante come l'apertura dell'anno giudiziario cammina di pari passo con altre notizie che segnalano dei cambiamenti. L'altra notizia importante ci viene dalla BBC, perché a fronte del fatto che una giornalista donna inviata all'estero si è sospesa, se non addirittura licenziata, per protesta contro la disparità salariale tra lei e i suoi colleghi di pari grado. Alcuni colleghi, mi pare addirittura tre colleghi della BBC in Gran Bretagna, si sono autoridotti i loro emolumenti per solidarietà con la loro collega, dando un segnale preciso della necessità di inaugurare, vorrei dire, proprio una nuova epoca di parità salariale in tutti i settori, perché a fronte delle identiche competenze e dell'identico ruolo è giusto l'identico pagamento. Non si vede per quale motivo dovrebbe esserci una disparità di trattamento. Io non riesco a trovare un motivo valido per il quale è stata inaugurata questa modalità di pagamento delle donne a fronte degli identici ruoli, non credi? No, assolutamente. Tra l'altro, mentre parlavi, ragionavo sul fatto che questa denuncia vale doppio, perché arriva proprio dal sistema dei mass media, e quindi esatto. Quando riflette su di sé è sempre una cosa buona e giusta. Cosa buona e giusta è un esempio straordinario, perché autoridorsi lo stipendio non credo che sia facile per nessuno, ma voglio dire, indubbiamente parliamo di emolumenti, anzi più che di stipendi veramente importanti, però io credo che ognuno si abitui poi allo stile di vita dettato dalle proprie possibilità economiche, quindi immagino che autoridursi nella propria entrata non è mai una decisione così semplice, quindi soprattutto in questo periodo, quindi mi sembra un segnale importantissimo, altrettanto, come dicevi tu, che viene dal mondo della comunicazione, quindi, e tra l'altro da un colosso della comunicazione come la BBC, inaugura questo nuovo anno, questo 2018, aggiungendo un tassello in direzione di un cambiamento culturale importante. Volevo aggiungere, infatti, Anna, prima che vai... Prego, scusa. Prima che vai avanti, volevo aggiungere che la segnalazione della BBC arriva pochissimi giorni dopo il dossier di Oxfam, che tra le altre cose metteva sotto osservazione la condizione salariale delle donne nel mondo, quindi sì. In tutto il mondo le donne guadagnano meno degli uomini, le lavoratrici, riferisce il rapporto di Oxfam, operano frequentemente in ambiti sottopagati e privi di sicurezza
per chi lavora. Ci sono alcune testimonianze riferite da Maurizia Iachino, presidente di Oxfam Italia, dagli Stati Uniti. Abbiamo scoperto, dice, che alle lavoratrici dell'industria del pollame non era consentito di andare in bagno ed era imposto di indossare i pannolini. Sia in Canada sia in Repubblica Dominicana, molte donne di servizio nel settore alberghiero di lusso, ci hanno raccontato di aver deciso di non denunciare le molestie sessuali di cui sono vittime per paura di perdere il posto di lavoro. Ecco, questo e tanti altri dati ci sono nel dossier di Oxfam, naturalmente, però mi sembra appunto giusto sottolineare a parlare con lei queste caratteristiche. Prego. Molto, molto giusto, e naturalmente è un bagno di realtà, perché ci riporta a quelli che sono a quella che è la situazione reale e ancora a quanto lavoro c'è da fare per trasformare socialmente e culturalmente il mondo in cui viviamo. Quindi io naturalmente ho voluto aprire con una notizia positiva, semplicemente come per dare importanza ad un segnale di cambiamento di non poco conto, ma questo non significa che i problemi non ci siano, anzi al contrario, il segnale è una bella notizia, ma appunto sottolinea la disparità salariale a tutti i livelli, perché anche a livelli così importanti e in un settore che si vorrebbe assolutamente civile, invece regna ancora questa logica assolutamente medievale. Tra l'altro, e questo mi dispiace dirlo, mi duole dirlo, è un dato che viene registrato anche nella contrattazione sindacale, un fattore della disparità salariale in busta paga, quindi, è legato al fatto che il salario, la busta paga, si sta spostando sempre più sulla produttività e quindi gioco forza, accade che la condizione della donna, proprio perché impegnata su altri fronti, l'educazione dei figli, la cura della casa, per come i modelli culturali e sociali ancora impongono, gioco forza, dicevo, la busta paga delle donne, proprio perché è meno forte sul lato della produttività. Su questo io credo che i sindacati prima o poi debbano ragionare e smettere di far passare accordi che hanno come perno la produttività, perché questo porterà, oltre che a una notevole divisione tra lavoratori, anche ad un aumento di questo gap, che poi a parole viene denunciato, ma nei fatti la situazione è completamente diversa. Certo, e direi più prima che poi. Noi intanto come donne che hanno avviato